Interviste dinamiche, interviste di Silvana Lattanzio, giornalista dell'editoriale Sport Italia. Sono qui con Alex Zanardi, grande campione automobilistico. Un incidente poi gli ha fatto inventare una seconda vita dove ha vinto tantissimo in tantissimi campi. Ricordiamo brevemente Maratona di New York, record del percorso, Maratona di Roma l'anno successivo nel 2012, record di percorso anche lì. Ma soprattutto due ori e un argento a Londra 2012, due ori e un argento alle Paralimpiadi di Rio. E è stato a Kona, la gara mito di tutti i triatleti, un Ironman. E insomma, hai vinto a tutto tondo. Quale medaglia della vita ancora vuoi guadagnare, vuoi ancora conquistare? Eh beh, ce ne sono ancora tante, anche perché per mia fortuna continuano a piovere opportunità. Beh, questo è un grande privilegio. Dopodiché, se potessi proprio scegliere, so che suona un po' retorico, però vorrei diventare medagliato anche nel mio ruolo di padre. Beh, perché riuscire a passare qualche cosa a un diciottenne non è sempre facile. E sono convinto di potergli dare tante cose che magari potrebbero essergli utili, ma d'altronde sono stato anche un figlio difficile, quindi bisogna accontentarsi. È un karma, ritornano queste cose. Benissimo, ultima domanda, cosa hai voluto trasmettere con questo tuo nuovo libro, Volevo solo pedalare? Beh, guarda, il titolo è abbastanza emblematico, sì, davvero, perché alla fine è un modus operandi che oggi mi riesce facile trovare, no? Perché ho capito che in fondo, in qualsiasi cosa tu voglia cimentarti, anche in quelle che devi fare, attenzione, perché poi inseguire un traguardo olimpico, beh, tutti quanti dicono, beh, quello è facile, è normale, appassionarsi a un percorso del genere, ma anche nelle cose che devi fare ci possono essere degli aspetti che vanno scovati, ma che proprio perché sono appassionanti diventano il punto d'appoggio su cui costruire tutto il resto. Io ci sono riuscito nel mio percorso riabilitativo, nel momento in cui avevo dei tubi, dei fili che mi tenevano in vita. Certo. E quindi certo. Se io ci sono riuscito in quello, credo che anche un ragazzo a scuola possa farlo, magari studiando la matematica o la letteratura. Certo, benissimo, grande campione di vita. E grazie per il tuo futuro, in bocca al lupo. Grazie, ciao Alex, grazie. Lupo. Ciao. Ciao. Sono un grande falso mentre fingo l'allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io sono morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno tutti che in caso di pericolo si salva solo chi sa volare bene. Quindi se escludi gli aviatori, falchi, nuvole, gli aerei, aquile, angeli, rimani te. Ed io mi chiedo, ora, che farai? Che nessuno ti verrà a salvare. Complimenti per la vita da campione.